Che giostra ci dobbiamo aspettare, insomma, qualche colpo di scena c'è stato, però quest'anno l'attenzione alla lizia, alla sicurezza, insomma, di cavalli e cavalieri è maggiore. Ma sicuramente questa è la prima cosa, le giostre poi sono sempre più o meno simili nell'impegno, nella passione, nel, diciamo, nello scandire tutte le varie, i vari passaggi, però mi sembra che quest'anno, anche alla luce del purtroppo dei problemi meteorologici che ci sono stati a giugno, mi sembra che si stia partendo con il piede giusto e che tutti quanti stiamo lavorando al meglio per rendere la lizza più sicura possibile per i cavalli, per i cavalieri. Come legge questa figura, questo ingresso nuovo dell'ingegner Casi? Ma io sono soddisfatto perché ovviamente se c'è un esperto che soprintende a tutte le tematiche tecniche riguardanti la giostra, va benissimo, la lizza va benissimo. Ovviamente la responsabilità dopo è sempre del maestro di campo, perché da statuto è questo, però avere un esperto come l'ingegner Casi mi rassicura molto da questo punto di vista. Con Gabriele Veneri avete quest'anno, insomma, in questo caso nella giostra di settembre, scambiati i ruoli, diciamo. Sì, diciamo, collaboriamo bene, siamo ben affiatati sia noi due che tutti gli altri collaboratori che ci sono, quindi siamo preparati, siamo, diciamo, carichi sufficientemente per poter adempiere al meglio alla nostra funzione. Funzione che, insomma, poi si esplicita soprattutto anche il giorno proprio della giostra, perché a differenza di altre rievocazioni storiche, di altre manifestazioni simili, in questo caso anche gli animi a volte si scaldano un pochino di più, quindi c'è un po' lo scontro anche tra le tifoserie, cosa che invece non accade, insomma, da altre parti, quindi il vostro ruolo è anche quello. Sì, noi crediamo che la passione sia il sale della giostra. Sappiamo benissimo quanto sia importante per i quartieristi, per tutti, tifare e impegnarsi per il proprio quartiere. Ovviamente la passione non può trascendere, il nostro dovere è quello di fare in modo che i giostratori di tutti i quartieri che per 363 giorni all'anno si impegnano per quei due giorni delle giostre debbano correre al meglio, quindi non possiamo accettare che ci sia qualcuno che rovini il lavoro non solo dei giostratori ma di tutti i quartieri, perché sappiamo le centinaia di persone che lavorano ogni anno alle scuderie per tutte le varie tematiche dei quartieri. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che si giostri al meglio e su questo non possiamo naturalmente non fare il nostro dovere, che è quello di garantire questo.